Benvenuti al TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e i progetti del gruppo. Integrare la sostenibilità come visione strategica a tutti i livelli di governance, puntando sempre alla creazione di valore condiviso. E all'interno di questa direttrice per lo sviluppo sostenibile alla base delle scelte di business e di gestione operativa del gruppo che prende il via al progetto Acea Goes E-Bike, la sostenibilità viaggia su due ruote. Il servizio di bike sharing realizzato in collaborazione con RideMovi, azienda italiana leader nel settore della micromobilità condivisa, che mette a disposizione delle persone Acea biciclette elettriche a pedalata assistita per gli spostamenti lavorativi in città. Il progetto, che contribuisce ad arricchire i programmi di welfare aziendale del gruppo, prevede una fase pilota in cui saranno disponibili 20 e-bike utilizzabili dalla sede centrale di Piazzale Ostiense. Le e-bike potranno essere prenotate tramite l'app aziendale, basterà configurare un proprio account con cui effettuare il noleggio. Il servizio successivamente sarà esteso ad altre sedi e siti operativi del gruppo, con l'obiettivo di incentivare un nuovo paradigma di mobilità urbana come chiave verso il cambiamento. Abbiamo raccolto le voci e le impressioni dei presenti alla giornata di inaugurazione. Questo progetto è un progetto importante di mobilità sostenibile, nel quale noi diamo il nostro contributo per migliorare la mobilità. Inizieremo con una fase pilota proprio nella sede di Piazzale Ostiense per valutare l'interesse dei dipendenti, con l'obiettivo di estenderla poi alle ulteriori sedi. Siete una delle primissime realtà per questa nuova coscienza elettrica che si svilupperà e incrociamo le dita sempre di più. È molto importante che gli sforzi dell'amministrazione per lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità sostenibile siano coniugati con l'impegno delle aziende per realizzare interventi presso le proprie sedi, e questo è un ottimo esempio di sostegno alla mobilità sostenibile, peraltro integrato con interventi per l'energia rinnovabile. La prenotazione del servizio avviene tramite una nostra applicazione aziendale. L'applicazione aziendale si chiama For You. Tramite questo servizio delle bike, il dipendente, accedendo a un menu predisposto, può in sostanza selezionare il giorno o una fascia oraria e prenotare, e da lì, diciamo, avverrà la prenotazione delle bike, e sarà inviata una comunicazione nel quale l'utente potrà accedere all'applicazione, selezionare le bike che desidera e utilizzarla per il noleggio. La valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale come parte attiva della tutela dell'ambiente. Un impegno concreto del gruppo che si rinnova grazie alla collaborazione tra Gesesa e il comune di Telese Terme, il quale, grazie al sostegno del gestore del servizio idrico integrato della città di Benevento, ha potuto restituire ai suoi cittadini un elemento simbolo dell'arredo urbano e della storia del turismo termale del comune, che sorge ai piedi del Monte Pugliano. Le storiche panchine piastrellate. Un intervento rivolto sia al passato storico di Telese Terme sia al futuro della cittadina termale, in quanto consegna alle generazioni future un'importante pagina della storia culturale della città e della provincia di Benevento. Ascoltiamo il commento dell'amministratore delegato di Gesesa Salvatore Rubbo e di Domenico Russo, presidente di Gesesa. Ingegner Rubbo, è un intervento che serve anche a rievocare parte della storia del comune di Telese Terme. Ci racconta i motivi di questa scelta? Sì, devo dire che è un intervento che è proprio finalizzato a riprendere un periodo storico importante di questa bellissima città. I motivi sono semplici. Al di là della passione del sindaco che ha voluto ricostruire un periodo storico importante per la città di Telese con l'installazione di queste panchine, ma noi siamo di fronte alle terme. Telese è la città delle acque e le panchine saranno delineeranno questo percorso verso le terme, quindi che hanno a che fare proprio con le acque, e ci sembrava il modo migliore per collegare questo momento di rievocazione storica con l'attività di core business, che è di Gesesa.
Presidente Russo, un'importante opera di riqualificazione del territorio di Benevento. Ce ne può parlare? Sì, è un onore e un orgoglio per Gesesa poter offrire questo contributo importante grazie al gruppo Acea, teso alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico culturale della provincia di Benevento. In particolare oggi siamo nello storico comune di Telese Terme e per il tramite di queste bellissime panchine storiche contribuiremo alla rivalorizzazione di questo viale. Tra l'altro il comune di Telese, diciamo, fonda le sue bellezze più rinomate proprio sull'acqua. Anche questa è la concezione di servizio idrico integrato che ha Gesesa e che ha il gruppo Acea. Esprimere attraverso lo sport i valori di una città e di un territorio e condividere il sano connubio fra la crescita sociale e quella agonistica. È all'insegna di questi valori che nasce la partnership del gruppo Acea con l'associazione sportiva Pink Basket Terni, quest'anno nella Serie B del campionato di pallacanestro femminile. Un'occasione per il gruppo di contribuire alla coesione e all'identità del territorio ternano e di sostenere una squadra che rappresenta un'eccellenza, oltre che sportiva, anche sociale. L'associazione cestistica ha avviato infatti corsi di mini basket gratuiti per bambine, creato borse di studio e residenze sportive in Italia e negli USA per giovani atlete provenienti dalla Nigeria e gettato le basi per una collaborazione con la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivi Relazionali, che coinvolgerà nello sport sempre più atleti con sindrome di Down e disturbi dello spettro autistico. Dalle atlete della Pink Basket Terni agli atleti della prima squadra della CEA Rugby Perugia, ricevuti insieme allo staff tecnico e dirigenti presso la Sala dei Notari nel cuore del centro storico del capoluogo umbro, per la presentazione alla città del team che affronterà il campionato di Serie A. Acea, rinnovando il sostegno alla squadra composta per la maggior parte da studenti universitari, testimonia il riconoscimento del valore oltre che sportivo di questa collaborazione, annunciando la decisione di accrescere le performance del Mindset Agile adottato dal gruppo per migliorare il well-being aziendale, prendendo spunto proprio dai valori fondanti del rugby: senso di responsabilità, rispetto dell'avversario e gioco di squadra. Abbiamo raccolto il contributo di Giovanni Papaleo, Chief Operating Officer del gruppo Acea. Ma scegliamo il rugby perché il rugby ha dei valori importanti, è uno sport caratterizzato da grandi comportamenti sportivi. Noi immaginiamo di riportare questi valori e questi comportamenti all'interno delle nostre organizzazioni aziendali. Non è facile, ma questo ci migliorerà di molto la vita e le performance. Stiamo approfittando di questa nuova metodologia di lavoro, che è la metodologia agile, per introdurre dei ruoli che sono tipici del rugby anche nelle nostre organizzazioni. Scegliamo Perugia perché prima di tutto siamo qui presenti come azienda con varie realtà economiche, soprattutto poi a tutela di una squadra così importante e che è giusto che abbia i suoi successi e i suoi riconoscimenti a livello nazionale. Per questa edizione è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con il TG Acea.